Ciao a tutti, faccio questo video perché sono un po' stanco di questa situazione che dura, penso, almeno da 10 anni, che credo sia una cosa normale, però due parole le devo dire. Ogni volta che ho un artista che curo, cioè alla quale sto curando l'edizione discografica, tutto il pacchetto etichetta discografica, e stiamo iniziando un percorso. Dopo la prima, seconda canzone, così più o meno, terza nel migliore dei casi, subentra sempre qualcuno di esterno che lo circuisce, gli diciamo, fa credere che se si mette appresso a lui farà cose grandi, eccetera, eccetera, e poi alla fine gli spilla un sacco di soldi, non gli fa co combinare niente e finisce sempre questo artista, cantante, musicista, quello che è, o molla o non lo so, cioè, prende altre strade, si stanca, comunque sicuramente da me si allontana. Ora a me, figuratevi, non mi interessa, non è un discorso di concorrenza, ognuno può fare quello che vuole nella vita, come l'artista è libero di andare dove vuole. Ma spesso e volentieri molti ritornano da me o mi ritrovano dopo anni e mi dicono che effettivamente hanno sbagliato nel dare retta a eventuali terzi. Ora, io questo pattern lo conosco perché mi è successo altre volte, tante volte, quasi la maggior parte, di aver, diciamo, assistito a situazioni del genere. Ma ovviamente gli artisti non lo sanno. Allora, quando diciamo, faccio questo video anche un po' come consiglio generale, diciamo, anche se verrà visto poco, da chi mi segue, chiunque lo vedrà, comunque almeno se ha intenzione di iniziare un percorso artistico, discografico o qualsiasi tipo di percorso sia. Io faccio questo video come consiglio. La gente vuole sfruttare la tua arte semplicemente per guadagnare. Per guadagnare non magari anche dalla tua arte, ma magari guadagnare semplicemente da te, spillarti dei soldi, compromesse e fantasie. Quando abbiamo fatto 23esima strada, noi eravamo ben consapevoli di questa cosa, anche io l'ho subita in prima persona, perché con la scusa di provini, qua e là dovevo diventare attore, qua e là mi facevano diventare attore, mi inserivano nei casting, in quello che è con un'agenzia, eccetera, eccetera. Quindi, memore di questa situazione vissuta in prima persona, io ho capito come va questo mondo. Ho detto: vabbè, l'unico modo per fare quello che amo è farlo da me, sviluppando le situazioni come voglio io. E se questa cosa può essere d'aiuto anche a altri, lo faccio anche per altri. Noi abbiamo sempre come 23esima strada adempito a quello che diciamo, nel senso. Se io dico ti faccio fare un percorso discografico, ti faccio uscire il brano, ti faccio la canzone, ti faccio il videoclip, tutto quello che è, andiamo sul mercato, creiamo un comunicato stampa, cioè proprio quello che effettivamente fa una casa discografica e otteniamo un risultato, noi effettivamente abbiamo fatto quello che abbiamo detto, non abbiamo promesso niente e piano piano, step by step, si raggiunge una ipotetica vetta. No, cioè nel senso non è che dall'oggi al domani uno fa successo, le cose vanno piano piano e noi così vogliamo fare. Non capisco perché vi fate prendere la testa e parlo agli artisti da questi fantomatici esponenti di talent scout, di etichette major, che le major, l'unico interesse che hanno le major da questo punto di vista è mettersi sotto edizione più brani possibili, perché anche se da un brano guadagnano 1 euro al mese, pensate se li prendono tutti. È vero, voi firmate con nomi grossi, no? Con etichette grosse, ma poi queste etichette grosse non gliene frega niente di farvi spugnare. A loro gli interessa che fanno 1 euro. Fanno 1 euro da te, 1 euro da quello, 1 euro da quello, 1 euro da quell'altro. Alla fine del mese sono fatti quanto hanno 10.000 artisti in tutta Italia? 10.000 euro così senza fare niente. E tu hai speso magari anche i soldi per il videoclip, per la produzione del brano e questi sono extra. Cioè, Carusi, funziona così il mondo discografico, almeno in Italia che io sappia.
Noi cerchiamo di discostarci da questa cosa qua, cerchiamo di farvi fare un percorso, non vi promettiamo il successo. Il successo è già solo fare quello che volete fare. E la fama è una conseguenza che può avvenire come non avvenire. Intanto voi state percorrendo la vostra strada, magari come secondo lavoro fate altro, però lo state facendo. È questo che a noi ci interessa. Perché se poi ci mettiamo a, diciamo, promettervi robe come fanno gli altri, saremmo come gli altri. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo detto, di conseguenza non lasciate che le cose devino, rimaniamo sul percorso, se iniziate un percorso con noi. Non mi interessa, non è un discorso di perdita di clienti, noi non campiamo di produzione di edizione discografica, quindi non è che io sto facendo un discorso di perdita dei clienti, ci rubano i clienti, no, è un discorso vostro, a me non mi interessa niente. Quindi di conseguenza quando parlate con noi, con me, cerchiamo di improntare un progetto, manteniamolo, manteniamo la rotta, non ci facciamo prendere dalle, diciamo, spettacolo, cose del momento che stanno succedendo, perché le 1000, le 2000, le 10.000 visualizzazioni si fanno, pure 100.000 ne possiamo fare. Ci è capitato di fare tantissime visualizzazioni, ma non è quello il successo è la costanza, rifarlo, sempre meglio, migliorando, così si cresce e si va avanti. Spaccare nelle classifiche solamente per farsi vedere e magari avere la musica, le visualizzazioni e le riproduzioni pompate dai bot non serve a niente, solamente perché tu hai scritto il nome di una major su un pezzo di carta, non serve a niente, serve il lavoro costante. Se lo facciamo insieme, spunnate anche dal punto di vista del successo personale. L'ho fatto, lo sto facendo. Se vi fate prendere il cervello da questi gatto e la volpe, non funziona. Quindi ragazzi, 23esima strada, io e Carmelo l'abbiamo fatta anche per voi. È un lavoro che ci possiamo portare avanti insieme. Ci sono, attenzione, etichette discografiche validissime, eh? Non lo sto facendo di tutta l'erba un fascio, venite da noi, no? Gli altri intendo questi qua che vi fanno queste promesse. Se andate da loro, io ve l'ho detto, quantomeno questo video è pubblico, è sempre riproducibile, quindi chiunque può ritornare e dire minchia, questo l'aveva detto. Poi potete anche scegliere un'altra etichetta discografica, però io lo dico per anche per quegli altri che fanno il nostro stesso lavoro, che si trovano nello stesso problema, che poi magari non lo dicono. Piano piano si raggiunge tutto.